Oggi parliamo di magnetismo, attrazione tra maschile e femminile. L'intero corpo umano presenta due poli maggiori, il polo nord che è situato all'altezza del torace e il polo sud localizzato nella profondità del ventre. In questo video, parleremo di polo nord e polo sud e non di positivo e negativo perché essi hanno una natura opposta nell'attrazione magnetica tra femminile e maschile. Il polo nord, quindi situato appunto nel torace, viene considerato la sede dell'anima, lì risiede il desiderio spirituale che ci guida durante la nostra vita. È il luogo dell'unione, della conciliazione degli opposti, regno della pace e dell'armonia. Invece nel polo sud risiede la nostra intenzione, qui che immagazziniamo energia e forza e anche energia sessuale proveniente dal centro del sesso dopo un processo di trasformazione passando attraverso una linea energetica mediana posteriore lungo la colonna vertebrale fino alla sommità del capo e da lì attraverso un'altra linea mediana anteriore fino al polo sud. Nella donna il polo nord è positivo e il polo sud è negativo, mentre nell'uomo è al contrario, cioè il polo nord è negativo e il polo sud è positivo. Quando questi due poli sono allineati tra loro, porta a una sincronizzazione fra le nostre intenzioni e la nostra missione spirituale nella vita. Quando invece non sono allineati, sentiremo sofferenza e non siamo capaci di portare avanti il nostro progetto animico. Questi due poli, in equilibrio, invece, determinano l'autorealizzazione e la qualità dei, rapporti affettivi e sessuali di ogni individuo. Lo sviluppo dei poli, principali proviene dalla polarità dello spermatozoo e dell'ovulo. Lo spermatozoo ha una natura positiva maschile, mentre l'ovulo ha una polarità negativa femminile. Dopo la nascita, dell'uomo, i due poli saranno nutriti con energia fornita dai genitori. Quindi il padre somministra affetto e amore sotto forma di energia con polarità maschile, mentre la madre sotto forma di energia con polarità femminile. Abbiamo detto che nel bambino di sesso maschile il polo nord è negativo e il polo sud è positivo. Cosa significa questo? Significa che l'amore di una mamma o comunque di un'altra figura molto importante in famiglia, di una donna, quindi può essere una nonna, una zia, una sorella, nutrirà il polo nord. E invece l'amore del padre o di altre figure maschili presenti all'interno della famiglia nutrirà il polo sud. Quindi il padre somministra energia al polo sud del figlio maschio e invece la madre fornisce energia femminile al polo nord del figlio maschio. Invece la madre fornisce energia femminile al polo sud della figlia e il padre al polo nord. Quindi l'amore da parte dei genitori durante la fase di sviluppo è molto importante per nutrire e mantenere in equilibrio questi due poli. Lo squilibrio dei poli può causare un eccesso di energia o una mancanza di energia. Nader Butto, medico cardiologo israeliano specializzato in angioplastica coronarica in Israele, nel suo libro Il Settimo Senso, parla della legge della polarità e l'interazione energetica dei poli magnetici tra l'uomo e la donna. Questi poli, sostiene, sono come il generatore che fornisce la forza motrice dell'energia vitale, quindi è molto importante capire la dinamica della loro espansione. Infatti, nel suo libro spiega bene la dinamica di attrazione magnetica tra questi due poli maggiori. Sostiene che la donna che ama dà amore dal suo petto e riceve amore sessuale nei genitali, mentre un uomo che ama
riceve amore nel suo petto e dà amore sessuale. Quindi il maschio è un polo maschile positivo donatore, la donna è un polo negativo ricettivo. Un bambino, quindi che non ha ricevuto energia di tipo maschile per assenza d'amore paterno, avrà un eccesso energetico femminile e il suo polo nord sarà carico, mentre il suo polo sud sarà assente. Quindi, avendo un eccesso di energia femminile nel suo polo nord, per cui la polarità dominante del suo corpo sarà quella femminile, con la vicinanza di una donna che potrebbe piacergli sotto l'aspetto fisico del carattere, però a livello sessuale sentirà una repulsione inspiegabile verso di lei, e questo avviene perché trova una polarità energetica simile alla propria, e come nel principio del magnetismo esiste una repulsione fra due poli simili. Per arrivare all'equilibrio bisognerebbe caricare il polo sud maschile. Un bambino cresciuto in assenza di energia materna avrà il polo nord con una energia bassa, mentre il polo sud sarà stracarico. Quindi, per arrivare all'equilibrio, avrà bisogno di tanto amore femminile di tipo materno e sarà potente sessualmente solo quando verrà amato profondamente dalla donna scelta. Se ha avuto un conflitto emozionale nei confronti della madre, quindi magari è stato per esempio abbandonato, avrà un blocco energetico nel polo nord che impedisce l'accesso di energia femminile. Quindi, per arrivare all'equilibrio, occorrerà scaricare sessualmente l'eccesso di energia nel suo polo maschile. Se ci sono blocchi dovuti ad abusi anche di natura sessuale, la porta di entrata di energia femminile sarà chiusa. Una donna che ha avuto solo amore materno per mancanza del padre o di un sostituto avrà eccesso di energia femminile. Per arrivare all'equilibrio energetico sentirà il bisogno di energia maschile che può essere somministrata attraverso il contatto sessuale. Quindi ha il bisogno di frequenti contatti sessuali per sentirsi equilibrata e soddisfatta. Invece, se la mancanza del padre è accompagnata da un conflitto con odio verso di lui, sia per abusi sessuali ma anche per altri motivi, questa donna avrà il suo polo sud chiuso e dunque non potrà ricevere l'amore di un altro uomo. È interessante capire che il nostro corpo possiede sette chakra e la loro rotazione è diversa dall'uomo e dalla donna. Sapete tutti che il chakra è un termine sanscrito che significa ruota, che sono dei centri energetici attraverso i quali avviene l'entrata e l'uscita dell'energia del corpo energetico verso il corpo fisico. In questo video non spiego le caratteristiche dei chakra, non è questo il tema principale, però volevo soffermarmi solo sul fatto che il senso di rotazione dei chakra è determinato dal sesso. Infatti, i chakra che nell'uomo girano verso destra, cioè in senso orario, nella donna girano nella direzione opposta, cioè in senso antiorario. I chakra che ruotano in senso orario hanno una energia yang, quindi di tipo maschile. Quelli che ruotano in senso antiorario hanno un'energia yin, quindi femminile. In questo modo viene consentito alle energie maschile e femminile di completarsi a vicenda. Ad esempio, il primo chakra nell'uomo ruota verso destra in senso orario, quindi sottolinea le caratteristiche di questo centro energetico che è appunto finalizzato a conquistare e a possedere materialmente. Quindi, con un'energia maschile rafforza questo centro energetico con l'azione. Diversamente, nelle donne lo stesso chakra ruota verso sinistra, cioè in senso anti-orario, rendendole molto ricettive all'energia della terra. Quindi instaura con la terra un legame molto profondo di natura femminile. Nel secondo chakra, che risiede nella parte inferiore dell'addome, è collegato questo chakra alla procreazione, al desiderio, ma anche alla liberazione dagli attaccamenti, dai legami, e
e dal passato, è il centro del desiderio e della capacità di provare emozioni. Il nome in sanscrito è Svatishana, che significa la nostra dimora, quel porto sicuro in cui custodiamo la nostra vera natura. È il centro della gioia, è il centro della fiducia, dell'accettazione di ciò che è, dell'alleanza, ed è in relazione all'elemento dell'acqua. E il colore associato è l'arancione, che richiama le energie della vivacità e della vitalità. Nelle donne questo chakra ruota in senso orario, quindi un'energia yang, indicando una grande capacità nell'esprimere i propri sentimenti, nella capacità di connessione al proprio sentire, mentre nell'uomo questo chakra ruota in senso antiorario, evidenziando una tendenza a subire le azioni, a rimanere passivi sul piano emotivo, e così di seguito per tutti i successivi chakra. I sensi di rotazione si alternano differenziando uomini e donne e determinando una complementarietà di energie in ogni aspetto della vita. Vi faccio vedere un grafico dove ogni singolo chakra ha il suo senso di rotazione, che si differenzia tra un uomo e una donna. Ci sono diversi modi per testare se i nostri chakra ruotano in senso orario o antiorario e se sono in equilibrio. Possiamo utilizzare ad esempio il biotensor, che oppure il pendolo. Io personalmente utilizzo il biotensor, che è uno strumento radiestesico che serve ad evidenziare lo stato energetico in relazione ai vari fattori presi in esame. Può essere un ambiente, può essere un alimento, possono essere delle medicine, dei fiori di Bach o quant'altro il soggetto ha necessità di testare. Viene tenuto in mano in orizzontale, in posizione parallela alla persona o all'oggetto da testare. L'uomo che ha armonizzato in sé il maschile e il femminile è quando il suo fare riflette i desideri del cuore. L'uomo è appassionato, emana gioia, brilla di gioia, è in armonia con la natura e le sue ragioni di vita sono soddisfatte. L'uomo in equilibrio rinuncia a qualsiasi desiderio legato ai risultati che otterrà, e quando abbandona il pensiero dei risultati che intende ottenere è un uomo in equilibrio. È un uomo sensuale, è un uomo tenero, che non ha paura di esprimere i suoi sentimenti, le sue paure, le sue emozioni. È un uomo che ammette le sue debolezze, le sue paure, e nonostante ciò si mostra forte perché ha fiducia in se stesso. Non scappa da ciò che lo spaventa, in particolare dai momenti di sconforto con la propria controparte. Ha valori spirituali, ma non per questo rinnega i valori materiali. Ha un cuore aperto e si lascia trasformare dall'amore. Invece la donna che ha armonizzato in sé il maschile e femminile è in contatto con il suo intuito, senza per questo accantonare le capacità di riflettere e analizzare. È sicura di sé, è femminile, è autonoma, sa ricevere e dare amore. È capace di affermare se stessa senza imporsi nelle scelte e nelle decisioni. Non si perde nella ricerca dell'amore romantico, ma è radicata nel qui e ora. Sa cogliere il bello di ogni cosa che la circonda. Sa di essere responsabile della propria felicità ed è consapevole che nessuno la amerà più di quanto lei sia capace di amare se stessa. Riesce a vivere il tempo di fare le cose che ama senza attendere l'arrivo di nessuno. È capace di generare il suo figlio naturale, che è la gioia e la spensieratezza. E questo lavoro di integrazione quindi è molto importante per andare incontro al nostro nuovo essere evoluto, che è riuscito ad unire dentro di sé tutte le parti, perché saremo uno dentro di noi e le relazioni diventeranno molto diverse da quelle che oggi conosciamo. Durante i consulti
della cascia nelle canalizzazioni di alcune fiamme gemelle che ho avuto l'onore di leggere i loro registri. I maestri ci ricordano sempre che siamo pronti. Che la fiamma gemella è pronta a conoscere un amore diverso da quello che attualmente conosciamo. La nostra direzione è diventare un essere androgino, che significa unità tra maschile e femminile, che non rifiuta la dualità, ma la include. Questa è la nostra missione. È solo un ritorno alla nostra fonte divina dalla quale proveniamo tutti. Però le fiamme gemelle sono chiamate a portare a compimento questa missione in questa incarnazione. Questo è quello che differenzia le fiamme dalle altre anime. È tornato il momento di diventare autentici, di connetterci alla grande forza creatrice che ama, dona e riceve amore in un flusso ciclico ininterrotto. Non prendiamocela con gli altri, non prendiamocela con la nostra fiamma gemella, basta. Non prendiamocela soprattutto con i nostri genitori, che poveretti sono sempre chiamati in causa anche in questo video. Loro hanno fatto quello che potevano, anche loro sono stati figli come noi. Siamo grati loro perché ci permettono di vedere le nostre ferite e di poterle trasformare con l'amore che alberga dentro di noi. Usciamo dal ruolo di vittime e guidiamo consapevolmente la nostra vita, integrando le nostre ombre senza volerci cambiare. Il cuore, però, per aprirsi deve spaccarsi. Quando il cuore si spacca, genera sofferenza. Il cuore, deve incontrare paesaggi bui che permettono di aprire il cuore. Quando il cuore si spacca, ci permette di entrare dentro e fare maggiore chiarezza in noi. Il cuore è veicolo di luce perché lì dimora la nostra anima. Solo quando ci connettiamo a lui possiamo splendere di luce propria e di irradiarla nel mondo. La radice latina della parola cuore, cor, significa coraggio. Coraggio significa superare i propri limiti e allo stesso tempo decidere di entrare in profondità. Ed alcune volte rivoluzionare la propria vita per seguire il proprio cuore. Coraggio significa essere se stessi, significa rispettarsi e allo stesso tempo rispettare gli altri. Quindi significa amarsi e amare l'altro. Un abbraccio di luce dal sentiero del cuore, alla prossima, ciao.